Un presidio per chiedere immediata e formale assunzione di impegno per il supporto di chi ha sofferto di reazioni avverse a seguito della somministrazione delle dosi anti-Covid. Sono diverse centinaia i cittadini che si sono presentati ai piedi del Ministero della Salute a Roma per manifestare e chiedere al governo di essere finalmente ascoltati. L'iniziativa è della UCDL, l'Unione per le Cure, i Diritti e le Libertà, guidata dall'avvocato Eric Grimaldi, già presidente e fondatore del Comitato Terapia Domiciliare Covid-19. Si tratta di migliaia di persone rimaste senza alcun protocollo da seguire, commenta Grimaldi, e sono centinaia, spiega, le testimonianze che UCDL ha ricevuto da parte di persone con effetti collaterali cui far fronte senza che alcuno si sia preso la briga di aiutarli. Uno scarico di responsabilità inaccettabile, rincara. Rifiutare il confronto con i vaccinati che hanno avuto reazioni avverse e rifiutare il confronto con i parenti delle vittime che hanno avuto reazioni avverse. Vergognatevi! Lei è Camilla e spiega di aver avuto una pericardite dopo la seconda dose di Moderna, 22 giorni di ricovero e 100 giorni di terapia, ma non è sola e c'è chi dice di aver accusato parestesie, bruciori e lipotimie. Reazioni avverse allo stato dov'è? Vogliamo garanzie, sono alcuni degli striscioni che questi cittadini hanno mostrato durante la loro manifestazione pacifica. Hanno tentato invano un dialogo con le istituzioni trovando ancora una volta la porta chiusa, spiegano, dopo essere stati abbandonati. Il ministro della Salute rifiuta un confronto, sottolinea UCDL, e questo conferma l'atteggiamento non trasparente del governo. Uno stato assente con chi si è fidato della scienza ha fallito e dovrà delle spiegazioni innanzi alla magistratura, ha concluso l'avvocato Grimaldi.